Ehi, Nate. Ciao, tesoro. Oh, ciao. Avevo provato a chiamarti. Stai bene? Sì, certo. Perché? Sai, al notiziario hanno detto dell'alluvione. Forse andare in Malesia nella stagione dei monsoni non è stata una grande idea. Sì, infatti. Già, ci ha complicato un po' le cose, sai. Qualche danno agli strumenti, ma nessuno si è fatto male. L'importante è che stiate bene. Quindi iniziate domani? Ah, è rimandato, tutto. Pare che ne avremo ancora per una decina di giorni. Oh, 10 giorni. Ehi, che ne diresti se comprassi un biglietto aereo? No, non è il caso. Va tutto bene, sai. I ragazzi tendono sempre a stare larghi con i tempi. Sono sicuro che serviranno meno giorni. D'accordo. Non fare le cose di fretta, sii prudente. Sì, certo, come sempre. Senti, scusami, devo andare. Jameson mi sta chiamando. Ok. Ti amo. Ti amo anch'io. Cosa dicono i satelliti, Victor? Per ora un dannato niente. Ho perso il segnale. Ehi, sai cosa non perde mai il segnale? La carta. Allora, questa strada dovrebbe portarci dritti al vulcano. Forse si ballerà un po'. Iniziamo a muoverci. Ok. Ok. Dunque, cosa sperate di trovare qui? Dalla mappa si notano diverse strutture intorno al vulcano. Avamposti abbandonati, alcune torri di vedetta. Torri di vedetta? Avery era l'uomo più ricercato del mondo. Se si nascondeva qui, non poteva farsi sorprendere. E una di quelle torri si trova alla base del vulcano. E lì c'è il tesoro di Avery? Vedo delle rovine laggiù. Aspetta, vado a controllare. Allora, Victor, viaggi ancora molto ultimamente? Ci provo. Preferisco trovare lavori lontano dal computer. Oh, ne parlavo con Nathan. Il nostro settore si sta spostando sempre più su internet. Ora ci sono diversi modi per disfarsi di merce che scorta. Sì, certo, ma preferisco parlare ai clienti di persona, guardandoli negli occhi. E non puoi farlo chattando con un tizio sconosciuto che si fa chiamare Super Antiquario 37. Niente di interessante. Allora? Ah, niente di che. Forza, in marcia. Con la nostra fortuna, quante probabilità abbiamo che il vulcano erutti ora? Zero. È inattivo. È la prima cosa che ho controllato quando abbiamo deciso di cercare un vulcano. Oltre a dove noleggiare la GPU economica. Sally, mi stai dicendo che hai davvero svolto delle ricerche? Non puoi essere sempre tu il sapientone. Il ponte lo definirei pericolato. Colpa mia! Ma guarda qua, una grotta dietro alla cascata. Signori! Questa è un'avventura da pirati. Hai 7 anni. Ehi, Victor, come mai conosci Kings Bay così bene? Venni qui la prima volta per uno scambio. Diamanti rubati. Ovvio. L'affare andò male e mi arrestarono. Dovetti corrompere il commissario. Ovvio anche questo. E nel negoziare la mazzetta, beh, diventammo amici. Da allora sono tornato diverse volte. La prossima volta avverti. Beh, erano anni che non facevo 2 docce in un giorno. Victor, che mi dicevi? Giusto. Da allora sono tornato diverse volte a distanza di anni. Cavolo, potremmo pararci le spalle da eventuali problemi. Sei ancora in contatto con lui? Lei. Oh, che stupido. Beh, incoraggiante. Dai, piccola. Forza, andiamo.
Andata. Ti prego, ragazzo, solo non farci cadere. Ehi, senti, solo non corri. Resta al centro. Si fa presto a parlare quando guidano gli... No! Tranquilli, va tutto bene. Santo cielo. Sempre più in alto. Merda, merda, merda! Andiamo troppo piano. Ci serve più trazione. Ok, ci sto prendendo la mano. Avanti così. No, contro sterza. La mia povera schiena. Tracce di pneumatici. Qualcuno è passato da qui. Ehi, lassù, sulla collina. Sembra una torre. Ora si ragiona. Ehi, Victor, che parlavi con il tizio dell'autonoleggio? Ah, tuo fratello voleva un fuoristrada con Verricello. Hai tirato fuori i soldi per il Verricello, ma hai risparmiato sulle sospensioni. È importante, siamo sullo sterrato. Può piovere, può esserci fango. Scommetto che in questo dannato viaggio non ci servirà... Oh, no! Merda. Facci piano, ragazzo. Sì. Quindi, Nathan, tu pensi che Avery, Tew e altri grandi pirati abbiano messo insieme i loro tesori e li abbiano portati qui a questo? E chi lo sa, forse per proteggersi. Avevano le autorità britanniche addosso. Già, magari lui ha aiutato gli altri a nascondersi. Ha chiaramente un debole per i nascondigli. E su! Giù. Apprezzo il tentativo. Controlliamo la torre. Vengo anch'io. È messa bene, se consideri che ha centinaia di anni. Sì, queste rovine devono essere dell'epoca di Avery. Sam, guarda. È il sigillo di Christopher Condant, capitano della Fiery Dragon. Faceva base in Madagascar ai tempi di Avery. Quindi Avery avrebbe reclutato capitani pirata per usarli come vedette. Non ha senso. No, infatti. Forse ogni capitano era responsabile di una torre e forniva uomini per presidiarla. Ad ogni modo, questa non è l'ultima tappa del nostro viaggio. Grandi progetti per questo Verricello. Ora dovrebbe funzionare. Te la stai spassando, eh? È più ripida di quanto sembri. Tutti pronti? Dai, prova! Si parte. Piano. Piano. Visto, Sally? Verricello, valeva la pena. È solo una collina. Non ha ancora giustificato la spesa. Per ora no, ma ha vinto una battaglia. Festeggerò alla fine della guerra. Fatevi gli occhi, signori. Wow. Spettacolare.
provate a immaginare. Siete pirati di successo, giunti fino a qui per sfuggire all'oppressione del governo. Oh, poveri perseguitati. Loro volevano solo ammazzare e saccheggiare in pace. No, no. Volevano vivere come uomini liberi. Beh, se cerchi un posto in cui nasconderti dalla società, questa mi sembra un'ottima scelta. Ma quanto diavolo è lontano questo vulcano? Abbi pazienza, Victor. Pensa a come sono arrivati qui i pirati. Sono partiti dall'Inghilterra, hanno raggiunto il Brasile e riattraversato l'Atlantico fino al Sudafrica. Sì. E ce l'hanno fatta usando carta, mappe e guardando solo le stelle. Ehi, stai parlando con uno che è stato in marina. Voglio dire che per noi è stato facile. Oh, merda, ferma, ferma! Li vedo. Aspetta. Cosa abbiamo? Soldati, cercano qualcosa. Sono di Nadine? Già. Figli di puttana. Sembra abbiano trovato un avamposto coloniale. Quello sbagliato, vero? Questa è la buona notizia. Quindi ce n'è una cattiva. Quella è l'unica strada che porta al vulcano. Merda. Ma siamo in vantaggio. Che vuoi fare, Nathan? Fidatevi di me. Forza, signore. Sarà una giornata lunga, torrida e con molto lavoro. Se i fratellini Drake mettono per il naso, sapete cosa fare. Sì, li conceremo male. E spero di beccarli. Un momento. Allarme, uomo a terra! Continuate a cercare, sono qui da qualche parte! Vieni fuori, andiamo! Dove sei, stronzo? Niente di interessante? Ehi, ci sei ancora? Un altro uomo a terra!
Sappiamo che sei qui! Esci fuori! Forza! Oh? Nathan. Ok, sembrano finiti. Maledizione. Rafe e Nadine devono aver portato qui decine di uomini. Per trovare il tesoro gli basterà procedere per tentativi. Guarda, un altro sigillo. Ah, Adam Baldridge. A Kings Bay comandava lui. Mercante, schiavista, una canaglia a tutto tondo. Sei preparato? Già, la biblioteca del carcere. Questi pirati hanno risparmiato sulle infrastrutture. E ora come ne usciamo? Lo Sally, comodo, vero? Non ero contrario al berricello, ero contrario a pagarlo una fortuna. Piano. Sally, quanto sei in confidenza con Nadine? Perché? Pensavo che magari potresti contattarla e convincerla a ritirare i suoi uomini. Come no? Se le diamo una fetta maggiore di Rafe? No, lei non lavora così. È una di quei mercenari che pretendono il pagamento anticipato. Rafe è in una posizione di vantaggio. Guardate, Shoreline. Già, sembrano fare sul serio. E sono terribilmente vicini al vulcano. Savo la stessa cosa. E se avessero già trovato il tesoro? Beh, stanno battendo a tappeto la zona. Se lo avessero trovato, avrebbero interrotto le ricerche. Sì, sì, hai ragione. Ehi, Sam. Ehi, quello è un pozzo? Sarà un buco nell'acqua. Capito? Sapete, è un pozzo. Sally, ti ruba le battute. L'ho notato, ma apprezzo il tuo umorismo. Cosa abbiamo qui?
Accidenti, questi pirati non scherzavano. Dicevi, Sally? Sì, giusto. Allora, posso chiederti come trascorrevi il tempo in prigione? Leggevo più che altro. C'era una guardia. Fargli da pena. Mi portava dei libri dalla biblioteca. Quali libri? Di storia. Qualunque cosa riguardasse Avery e gli altri pirati. Sai, nel caso... Avete visto il fumo? La shoreline, piano. Altri idioti della shoreline. Dovremmo farlo esplodere noi. E se provassi un tesoro, ne dovremmo tenere una piccola parte per il distretto. Non pensarci neanche. Non voglio che Nadine mi impicchi per colpa tua. Beh, laggiù c'è sicuramente qualcosa. Nessuno lo saprebbe. Se ne accorgerebbero Nadine e gli altri, noi saremmo morti. Sì, ma... Sono stanco, finiscila. D'accordo. Penso siano finiti. Ugh.